Come può la musica emozionarci e trasportarci in un mondo alternativo? Tutto inizia con un'idea musicale, un motivo, uno zampillo di note che diventano presto un timido ruscello di montagna. E attraverso le nostre orecchie si materializza un grande fiume, maestoso. Stiamo ascoltando un poema sinfonico di Smetana, un compositore ceco del secondo Ottocento. Presto cala la notte e intorno alle acque del fiume alcune misteriose ninfe danzano tra gli alberi. Dove altro ci condurrà la corrente della Moldava? Se volete scoprirlo, cercate il mio canale. Seguite la corrente.